Dipinge le donne sugli edifici di Kabul distrutti dai bombardamenti. Lei è la prima street artist donna afghana. Si chiama Shamsia Sani e dal 2010 le ritrae con gli occhi chiusi e senza bocca, mentre suonano degli strumenti musicali, l'unico modo che hanno per far sentire ciò che provano. In una società patriarcale che non dà loro una voce, le donne di Shamsia continuano in questo modo a rincorrere i propri sogni e attraverso loro racconta ciò che accade in Afghanistan, spesso sotto gli occhi giudicanti di uomini che non approvano o non capiscono cosa stia facendo. Con il ritorno dei talebani nel paese, le donne potrebbero perdere quei pochi diritti acquisiti durante gli ultimi 20 anni. Shamsia, in quanto artista, insegnante e donna, ha pensato di dover cancellare le sue tracce anche dai social, ma le sue opere, condivise da migliaia di persone in tutto il mondo, sono diventate virali. Così, con coraggio, ha continuato a postare anche durante i giorni della caduta di Kabul. Adesso Shamsia si trova in un luogo sicuro, segreto, da dove continua a raccontare le donne e quella società che le vuole sottomesse, nella speranza che possa tornare presto a colorare le macerie della sua città.